Let's go, bitches! Benvenuti a questo primo episodio in cui, diciamo, in questa serie vi spiegherò ogni arma, diciamo, vi spiegherò come funzionano, per esempio come funziona il rinculo dell'arma a seconda degli accessori, com'è il danno, com'è il rinculo, i proiettili, quanto tempo ci mette a ricaricare, vi spiegherò tutto il possibile. E oggi inizieremo con una delle armi, secondo me una delle migliori, che è tra l'altro una delle mie preferite, ed è una carabina, quindi un fucile che si può usare su tutte le classi, perché può essere usato dappertutto. Il modo per sbloccarlo: bisogna giocare con il geniere, ottenere 5000 punti con il geniere e vi verrà sbloccata la carabina. Comunque, partiamo subito con l'arma. Allora, la K5C è un'arma secondo me molto versatile alla fine, e consente alla fine di uccidere sia nemici a lunga distanza, che a medio raggio, che a breve distanza. Comunque, il suo danno massimo è 25 danni, quindi vuol dire che ci vogliono 4 proiettili per uccidere un avversario, ma questo danno si riduce fino a 15, come questo, a seconda della distanza. Quindi varia da un minimo di 4 proiettili per uccidere fino a un massimo di 7 proiettili. I proiettili, tra l'altro, iniziano a cadere perché, come sapete, su Battlefield la gravità abbassa il tiro quando sparate, dopo 8 metri. Ha un radio di fuoco di 700 colpi al minuto, che secondo me è molto valido perché non è né troppo poco né tanto, quindi è un'ottima, diciamo, media, perché ha un rinculo moderato, un radio di fuoco quindi medio, e quindi è un'arma che vale alla fine sia da vicino che da lontano. Comunque, oltre a questo, ha un caricatore da 31 colpi, 30 se caricate normalmente, quindi è abbastanza capiente il caricatore, un caricatore normale comunque. I colpi sono i soliti 5,56 per 45 NATO, quindi sono, come vedete, il danno da 25, perché tutte le armi che hanno i colpi da 5,56 per 45 NATO hanno il danno che è da 25. Comunque, ci mette 2,35 secondi a ricaricare quando il fucile è completamente scarico, cioè avete 0 proiettili, e 1,85 secondi quando il vostro fucile non è ancora, cioè non, avete ancora qualche munizione. Comunque, questo, come vedete, queste immagini che vi ho messo sono i vari tipi di rinculo a seconda dell'attachments che avete. Gli attachments intendo gli equipaggiamenti che avete messo sull'arma. Allora, quelli che influenzano solitamente l'arma sono quelli che riguarda la canna, quindi per esempio canna pesante, come vedete, come avete visto prima, senza niente, il silenziatore e poi il compensatore. E quindi questi qui sono quelli che modificano maggiormente il rinculo. Quindi queste qui sono le foto per vedere come varia in base all'attachments che usate. Ricordate che ovviamente se usate i V-barrel l'arma rincurerà molto di più. I V-barrel sarebbe la canna pesante. E quindi il mio consiglio, se usate canna pesante, di usare l'arma a colpo singolo, magari, perché è molto, diciamo, è più precisa alla fine. Quindi sì, diciamo che è meglio. Comunque, spero vi sia piaciuto questo video, vorrei cercare di farlo per tutte le armi, spiegando come usarle, per esempio come sto facendo ora, spiegandovi tutte le cose. Ora questa qui è un'arma molto versatile, quindi non c'è una spiegazione, diciamo, valida, perché potete usarla in qualsiasi frangente, però cercherò poi per altre armi, quando passerò per esempio i fucili d'assalto, a spiegarvi cose in più. Spero vi sia piaciuto questo video, che vi piacerà se continuerò la serie, perché affronterò anche altre armi come lanciarazzi, cecchini e così via, quindi fatemi sapere. Questo è un piccolo spoiler per i video dell'anno nuovo. Bella bitches, auguri di buone feste!